Oggi vi faccio una bella scaloppina alla sorrentina. Vediamo subito gli ingredienti. Fettine di vitello scelte, magre. Fior di latte, basilico, pomodoro ramato fresco, farina per cuocere la scaloppina, sale ed olio extravergine. Infarino subito la carne e poi passo passo vi faccio vedere i vari passaggi. Allora, farina in un piatto comodo per infarinare la carne, senza esagerare, così, e infarino. Ora, per evitare di sporcare un altro piatto, mi porto tutta la carne sul lato così e la infarino, così riutilizzo lo stesso piatto. E con la carne infarinata ci sono. Quindi, questa la metto qui e questa porto via. Pomodori. Porto via il picciolo, così. Uno mi basta. E faccio delle belle fettine. Ecco qui, un'altra ancora. E ora direi che ci sono. E queste le poggio vicino alla carne qui. Poi, il fior di latte. Qui cerco di ricavare delle fettine più o meno grandi quanto le fette di pomodoro, quindi lo taglio in questo verso. Una, due, tre e quattro. E poggio qui. Padella antiaderente. La riscaldo con l'olio extravergine e dentro ci scotto la carne, prima da un lato e poi dall'altro. L'olio è caldo e quindi inizio a scottare la carne. Ecco qui. Ma sì, facciamole tutte. Ora che cosa faccio? Allora, innanzitutto aggiungo un filo di olio perché sono stato un po' parsimonioso con l'olio. Le scotto prima bene da un lato e poi dall'altro. Salo. Eccolo qui. E ora le giro. Salo anche quest'altro lato. Arrivati a questo punto potrei bagnarle in tre modi, o in molti modi. Acqua, vino bianco, vino rosso, brodo vegetale, brodo di carne. Io lo bagnerò col vino bianco, anche se il vino bianco non ve l'ho citato tra gli ingredienti, però eccolo qui. Quindi una volta ben rosolato vado direttamente giù col vino bianco. E lo lascio evaporare. Poi mi preparo tutti i pezzi per comporre questa sorrentina, quindi sono 5 fette di carne, 5 fette di fior di latte, 5 fette di pomodoro e 5 foglioline di basilico. 3, 4 e 5. Ecco qui. Ora, siccome io devo consentire alla carne di cuocersi, per arrivare almeno a un punto di cottura e poi sia in armonia con tutto il resto, nel senso che mi aiuta a cuocere la mozzarella e quant'altro, aggiungo pochissima acqua una volta evaporato il vino e mando avanti ancora per un minuto la cottura. Dopodiché inizio a montarle con pomodoro, mozzarella e basilico. L'importante è che quando mettete il liquido alla scaloppina, girate la padella in modo che si emulsiona la farina, l'acqua, il grasso e diventa una cremina pazzesca. Allora, giusto un altro goccetto di acqua proprio, così.
una smoscia a tutta la padella e inizio a montare. Quindi metto, facciamo basilico alla base, così. Chiaramente il basilico l'ho sciacquato accuratamente, asciugato, e ora lo dispongo sulla carne. Poi metto il pomodoro sotto, in modo che la mozzarella gli si scioglie sopra e fa un unico corpo, forma un unico corpo. C'è un profumo d'estate dentro sta padella, è una roba spettacolare. Quindi un pizzico di sale sul pomodoro. E ora una mozzarella, fior di latte per l'esattezza. Poi un coperchio sopra quanto più attaccato quasi possibile, attaccato non alla mozzarella, ma che ci deve essere poca camera tra il coperchio è la mozzarella, semplicemente perché si deve sviluppare calore e deve fondere la mozzarella. Però se non avete un coperchio adatto, va bene qualsiasi coperchio purché la coprite. Un paio di minuti, il tempo che si scioglie la mozzarella, la carne è pronta. Allora, il tempo è trascorso, vediamo cosa si dice. Mi raccomando, quando la coprite abbassate la fiamma e deve cuocere lentamente proprio per fondersi la mozzarella. Allora, facciamo che io ne assaggio uno e poi dopo la impiatto e la metto direttamente sul tagliere, perché no? Ecco, qui spengo, vediamo un po' anche se fila. Ecco qui. E voilà. Buonissima, ma caldissima, mi sono ustionato, quindi io direi di impiattare, è perfetto, è veramente molto estivo come piatto. E allora, una, due, tre come porzione, direi che è più che generosa, due, e tre. Se vi state chiedendo con l'altra che cosa ci faccio, provate ad immaginarlo. Ecco qui, una bella fogliolina di basilico che mi sembra doveroso, un filino di olio. E poi per finire il tutto proprio rubo un po' di salsetta da dentro. E nappo le scaloppine, così. Queste sono le mie scaloppine alla sorrentina. Iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i nuovi video. Grazie per avermi seguito e alla prossima ricetta. Ciao!